Il 14 maggio inizia il Festival di Cannes e il presidente della giuria più importante del festival è Alejandro González Iñárritu, un grande regista messicano che adesso si trova ad Hollywood. E a proposito di Iñárritu, devo assolutamente raccontarvi una cosa. Come molti bambini ho desiderato moltissimo durante la mia infanzia un cane, anche perché ai miei tempi c'era Lassie, c'era Rin Tin Tin. E di conseguenza dei cani cinematografici straordinari che passavi la vita a desiderare di avere un cane. E finalmente anch'io ho avuto un cane, si chiamava Lupetto, ed era un cane lupo incrociato con un lupo vero che proveniva dagli allevamenti della polizia nel Pollino, in Calabria. E mio padre l'aveva avuto perché aveva fatto un favore a uno di questi poliziotti e questo aveva ottenuto il modo di fargli avere questo cane. Quindi improvvisamente ho avuto questo cagnolino che era il mio Rin Tin Tin, era il mio Lassie, era il mio tutto, era la mia zanna bianca soprattutto, dato che aveva questa ascendenza da lupo. E con lui mi avventuravo nei prati di notte, sicuro di avere accanto una difesa straordinaria. E una volta che è uscito fuori all'improvviso un pollo, il mio piccolo cucciolo ad abbaiato come per difendermi. Da quel momento mi sono sentito proprio come praticamente come l'uomo mascherato che andava in giro col suo diablo, con il suo cane lupo ferocissimo. Questo cane lupo è cresciuto durante l'inverno e l'estate l'abbiamo portato in vacanza con noi. Ma purtroppo, nel paesino di montagna in cui siamo andati, con questo cane, il cane abituato in città, è diventato improvvisamente pazzo per i polli e ha cominciato a uccidere tutti i polli che trovava, con il difetto ancora più grave che li portava a casa nostra, praticamente dando al padrone il pretesto di seguirlo e di venire a reclamare giustamente il rimborso del pollo. All'ottavo nuovo pollo mio padre ha deciso che non poteva andare avanti con questa cosa, anche perché nel frattempo Lupetto aveva imparato i confini del nostro piccolo giardino e chiunque provava a mettere un piede oltre questi confini veniva assalito da Lupetto, che aveva un senso di proprietà assoluto. Per cui bisognava fare in qualche modo. Nessuno dei contadini voleva prenderlo per timore di doverlo mantenere, anche perché poi l'avremmo rivisto e se era stato malnutrito o cose di questo genere ci saremmo lamentati. Per cui l'unica possibilità, abbatterlo non se ne parlava minimamente, l'unica possibilità era quello che allora si diceva, portarlo a perdere, cioè lasciarlo in montagna, dato che era anche un mezzo lupo e se la sarebbe cavata. Io chiaramente ho sofferto come una bestia, ho pianto per giorni, per anni ho sentito la notte, il lupetto che ululava nella notte. È stato uno dei dolori della mia infanzia più grave, più forte. Fortunatamente non ce ne sono stati altri maggiori. E ho sempre avuto questo ricordo, ogni volta che guardavo la montagna, c'è una montagna soprattutto dalle mie parti, nei Monti Sibillini, che si chiama Valle Scura, dove si dice che ci sono i lupi, ho sempre pensato che il lupetto fosse lì. Raggiunti i 18, 16-18 anni, ho deciso di fare un'escursione su queste montagne alla maniera brada, alla maniera selvaggia, cioè praticamente con un sacco a pelo sono partito da casa e sono stato 5-6 giorni a girare per queste valli dormendo al ghiaccio. E una volta sono capitato a Valle Scura, al tramonto, e mentre mi inoltravo nel bosco, improvvisamente ho visto dei lupi, o forse dei cani randagi, non so bene che cosa fossero, so soltanto che erano dei canidi che mi guardavano in maniera bieca e si avvicinavano verso di me, disponendosi a raggiera. Io con le spalle contro il tronco sono rimasto intimorito. Uno di questi cani o dei lupi è venuto avanti, digrignando i denti, e io nel momento in cui presumevo che questo cane stesse per assalirmi, ho avuto un lampo nella testa e ho urlato: Lupetto! Il cane, probabilmente, il cane o il lupo, quello che fosse, si è probabilmente fermato, si è avvicinato e mi ha leccato una mano. Poi si è girato verso gli altri cani o lupi che erano, e ha digrignato i denti come per difendermi. E poi quelli sono andati via e Lupetto è andato via con loro. Ora, probabilmente non era il mio Lupetto, erano passati 5-6 anni, probabilmente era un cane che si era insalvatichito e ha riconosciuto l'odore dell'uomo, non so che cosa, ma io ho sempre pensato che fosse il mio Lupetto che mi avesse riconosciuto. Tutta questa lunghissima premessa è per dire la ragione per cui amo il cinema di Iñárritu,
Alejandro Iñárritu, autore di Amores e Perros, Amore e Cani. Proprio perché c'è questo straordinario gioco di conseguenze, questi straordinari incastri che ogni volta avvengono nei suoi film. Film che poi proseguono questo tipo di cinema, prosegue con 21 grammi, che diciamo così dovrebbe essere il peso dell'anima, e con Babel. Sono i tre film chiamati della trilogia della morte e sono dovuti all'estro narrativo dello sceneggiatore Guglielmo Arriaga. Purtroppo c'è stata una grossa vertenza fra Iñárritu e Arriaga, perché Arriaga, essendo lo sceneggiatore, badate bene, soggettista e sceneggiatore, e Iñárritu non facendo la sceneggiatura, lui si riteneva autore del film esattamente come il regista. Questo al regista andava bene perché è un'annosissima questione. Io stesso ogni volta mi sono scontrato con questo concetto, tant'è vero che poi ho deciso di fare il regista, così perlomeno ho l'autore e buonanotte. Perché ogni volta il regista, giustamente nella sua autonomia, interpreta la sceneggiatura come meglio crede. Se è una persona civile, chiede allo sceneggiatore la sua opinione e il suo parere. Se non è una persona civile, fa quello che vuole e il produttore glielo lascia fare. Tu come sceneggiatore puoi solo dire alla fine che il film non lo riconosce come tuo, per favore ti togli il cognome. Quindi Arriaga, sotto certi aspetti, toccava una ferita scoperta, praticamente diciamo che ha messo il sale sulla ferita di tutti gli sceneggiatori. Anche perché il pubblico non conosce gli sceneggiatori, conosce solo il regista e quindi tributa gli onori al regista, tributa gli onori a quello che ritiene l'autore del film, mentre invece il misconosciuto autore che ha scritto parola per parola, battuta per battuta, ha descritto l'atmosfera, ha detto dove andava la musica, ha descritto i personaggi, ha descritto gli ambienti, passa in secondo ordine e nessuno, diciamo a Roma, se lo fila. Ora, al di là invece di questa polemica, Iñárritu ha continuato a girare e anche senza l'apporto di Arriaga ha confezionato altri film che sono stati dei film importanti, perché ha preso l'Oscar per Revenant e ha preso l'Oscar per Birdman e si è anche affermato con un altro film che si chiama Beautiful. Ora, però, in questi tre film non c'è più questo gioco di destini che si incrociano, non c'è più questa possibilità, diciamo così, quasi quella dell'antico filosofo greco Democrito. Democrito sosteneva nel IV secolo a.C. che tutta la materia è fatta solo di atomi. Pensate che uomo straordinario, allora, nel IV secolo, 2000, va bene, e 400 anni fa. E questa materia, questi atomi, vorticavano nel vuoto, si aggregavano, va bene, creando la materia, e creando la materia creavano le persone, i fatti, le cose, e tutto questo era affidato a una casualità che però, come diceva il maestro Democrito, non è una casualità assoluta, ma c'è una causa che ancora noi non conosciamo e c'è una finalità che ancora non conosciamo. Però c'è sempre una causa e una finalità in tutto quello che accade, come appunto il mio racconto di Lupetto, come tutti i film di Iñárritu, in cui le storie di ogni personaggio si intrecciano una con l'altra, per cui noi abbiamo i personaggi che addirittura camminano incrociandosi senza conoscersi e quindi noi seguiamo prima uno e poi l'altro. Chiaramente questa tecnica è una tecnica, Iñárritu nasce come regista di pubblicità e quindi gli rimane magari anche eccessivamente delle volte un virtuosismo, cioè gli piace fare le cose estremamente difficili, tutti quanti ricorderanno il meraviglioso piano sequenza di Birdman che dalla terrazza del grattacielo scende fino nei sotterranei. Tutta una sola ripresa tenuta in maniera straordinaria sia dal primo piano dell'attore sia da tutti i movimenti di macchina. Quindi sono preziosità che però a mio giudizio non aggiungono nulla al film. Se ci sono, sono belle da vedere, ma non sono fondamentali perché quello che è fondamentale è la narrazione. E nella narrazione Iñárritu, soprattutto con i film quando erano sceneggiati da Arriaga, è straordinario. Pensate, Babel è la storia di un pastore beduino, due ragazzi beduini che sparano casualmente un colpo di fucile. Questo colpo di fucile uccide un turista che sta passando per caso nella valle
E da questo punto noi risaliamo a tutta una serie di complicate, non voglio raccontarvi tutto il film in dettaglio, situazioni per cui alla fine l'ultimo personaggio che incontriamo è un poliziotto giapponese, il quale è quello che ha regalato durante un viaggio turistico il fucile, va bene, al pastore beduino, per dire come si incastrano le cose una con l'altra. E proprio questo gioco di incastri, queste scatole cinesi, è il gioco del destino. Quello che mi sorprende è che Iñárritu sostiene di essere ateo. E quindi, se una persona è atea, chiaramente questo gioco è un gioco senza alcuna finalità, senza alcuna provvidenza, diciamo così. Questo in parte mi sembra limitativo perché, a mio giudizio, modestissimo giudizio, non ho nessun Oscar, lui ce ne ha quattro, a mio modestissimo giudizio dovrebbe tutto questo rientrare in un grande disegno. In un grande disegno di cui non vediamo i limiti, non vediamo forse neanche lo scopo, ma chiaramente noi siamo attori di questo grande disegno e proprio questo fatto ci dà una dignità, ci dà il coraggio di vivere e ci dà anche il piacere di vedere un film in cui il gioco dei destini si ripete e si incrocia, come può essere davvero la vita. Grazie.